La settimana della Federal Reserve è arrivata, la banca centrale americana alzerà il costo del denaro. Cosa succede per indici, materie prime e azioni? Ce lo dicono i protagonisti di House of Trading. Lo sai, Riccardo, che sono quello delle carte verdi. Io quindi seconda carta, seconda verde, e vado sul petrolio, sul WTI. Penso che sia una delle materie prime più importanti e più tradate per trader, investitori al mondo. Carta verde, e ho inserito un ingresso a 84 con un dollaro e mezzo di stop e un dollaro e mezzo di target. È una trade molto veloce, perché un dollaro e mezzo il petrolio lo fa tranquillamente in mezza giornata, poche ore, quindi considerando la sua volatilità è una trade molto veloce, e però per essere commisurato anche al quantitativo totale di possibile profitto o possibile stop loss, sono stato stretto, anche perché già è volatile il sottostante, in più ho scelto un certificato con una leva di 3,32, e quindi ho dovuto o abbasso la leva oppure abbasso il quantitativo, insomma, di stop e target sull'operazione sul prezzo di sottostante. Quindi operazione che domani probabilmente a fine giornata potrebbe essersi già conclusa nel bene o nel male. Ti è piaciuta questa strategia? Bene, iscriviti al canale BNP Paribas, attiva la campanella e rimani sempre aggiornato sulle operazioni proposte dai trader e degli analisti che vedete sfidarvi ogni settimana alle 17:30 ad House of Trading.